Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, tantissimo. Il grande lieto fine per il bambino che è nato con una seconda testa sullo stomaco. Sebbene rara, una delle complicazioni che possono verificarsi durante le gravidanze gemellari è che uno dei bambini non finisce per separarsi completamente nel loro sviluppo, dipendendo quindi dal corpo del fratello. Questo tipo di disturbo è noto come gemello parassita. È il caso di una bambina indiana venuta al mondo con una seconda testa attaccata al busto. Tuttavia, grazie a un intervento miracoloso, i medici sono riusciti a estrarre i resti del suo gemello parassita e salvare la vita di questa bambina di pochi giorni. Normalmente, il gemello parassita non ha organi. Durante la gravidanza, la madre del bambino di 21 anni ha sperimentato un forte dolore. Dopo aver eseguito l'ecosonogramma e l'ecografia, è stata informata che avrebbe avuto due gemelli. Tuttavia, i medici non sapevano che si trattava di un gemello parassitario fino a quando il bambino non è nato con taglio cesareo al Ramsney Hospital nel Rajasthan. I medici sono rimasti sbalorditi quando hanno visto che il bambino aveva una testa in più. E non solo, è nato anche con una terza mano piccola e deforme sul petto. Immediatamente, l'equipe medica ha stabilito che sarebbe stato necessario sottoporsi a un'operazione per rimuovere i resti del suo gemello, che consisteva in una mano e una testa con orecchie, occhi, naso e labbra parzialmente sviluppati. Altrimenti, la salute del bambino sarebbe stata seriamente compromessa, poiché il gemello parassita si stava nutrendo dell'apporto di sangue del bambino, privandola dei nutrienti di cui aveva bisogno per crescere in modo sano. Si ritiene che solo uno su 1 milione di bambini nasca con questo disturbo. Questo è uno dei casi più strani di un gemello parassita. Era molto complicato perché erano uniti dal torace e dai vasi sanguigni condivisi del cuore e del fegato, spiega il dottor Pravin Mathur, capo del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale in cui è stato curato il bambino. Dopo una consultazione immediata con un team di radiologi e con il supporto di diversi insegnanti, siamo stati in grado di rimuovere con successo la testa dal corpo del bambino. All'inizio, i genitori della ragazza, che lavorano in una fattoria, erano sospettosi di eseguire un intervento così rischioso sul loro bambino, temendo che potesse perdere la vita nel processo. Tuttavia, hanno deciso di eseguirlo dopo molte conversazioni con i medici. Per fortuna il bambino, che ancora non ha nome, si sta riprendendo molto bene. Ora ha una seconda possibilità nella vita e tutto grazie all'equipe medica che l'ha vegliata e che, vale la pena notare, non le ha fatto pagare un centesimo. Presto, i chirurghi rimuoveranno la mano in più che poggia ancora sul petto della bambina. Storia fantastica. Condividilo con i tuoi amici e familiari. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.